Il FAI propone per questo fine settimana visite alla scoperta di luoghi inconsueti. Siamo davanti al Sacrario dell'Aeronautica Militare, come sappiamo è uno dei siti che sarà visitato in questi due giorni e come ciceroni d'eccezione ci sono gli studenti del liceo Manzoni di Caserta. Noi siamo con la preside, la professoressa Adele Bairo, sempre in prima linea soprattutto nel far conoscere ai ragazzi il nostro territorio. Ma certamente è un appuntamento per noi rituale, una bella consuetudine del liceo Manzoni, del Dipartimento di Storia dell'Arte e dell'Architettura che ha sposato il progetto FAI nella sua interezza. Quindi in qualunque occasione sia possibile avvicinare i ragazzi e le ragazze al mondo dell'arte, della cultura in genere e, come diceva lei, alla esplorazione intelligente del nostro territorio, noi rispondiamo sempre con un'adesione entusiastica, e di questo io devo ringraziare senz'altro in questo caso l'intero Dipartimento di Storia dell'Arte e dell'Architettura diretto dalla professoressa Donatella Sandias, che in questa fase è stata coadiuvata nella organizzazione e nella progettazione dell'evento dalla professoressa Anna Ventriglia, ed entrambe hanno sostenuto i ragazzi e le ragazze nel lavoro di classe, perché c'è comunque un feedback costante in tutti i consigli ed ecco perché c'è un coinvolgimento totale dell'intero dipartimento, perché la coralità dell'azione educativa e dell'offerta formativa si deve sposare con quelle che sono le risorse sane del territorio. Quindi una sinergia virtuosa, un momento bello tra professionalità della scuola, risorse del territorio, enti come il FAI, grazie a Dante Specchia che ha voluto ancora una volta interessare il liceo Manzoni, e quindi siamo qui in questo bel sabato che, viva Dio, ci vede di nuovo in presenza tutti quanti insieme, per poter fornire un segnale di cultura vivace ed una propositività dei ragazzi e delle ragazze che possano diventare veramente protagonisti di questo territorio che deve essere sempre più noto, sempre più conosciuto e sempre più interpretato per poter essere amato. Quindi, viva i giovani, viva il nostro territorio! Assolutamente viva i giovani, viva la scuola intelligente, viva la cultura militante e viva i professionisti che in maniera entusiastica e con un'adesione veramente appassionata e con una grande competenza ci danno la possibilità ancora di spendere le nostre energie umane e professionali in maniera elegante a vantaggio delle giovani generazioni e sicuramente di questo territorio che dal mondo della scuola non può altro che essere vivificato e fortificato in maniera nobile ed elegante.